tutti amici scacchisti, bentornati sul canale di Gambito Club. Io sono Marco e oggi abbiamo incredibile ancora una volta ospite Sergio Mariotti, il grande maestro. Grazie Bentornato. all'ospitalità e un saluto a tutti quelli che ci seguono. Bene, oggi Sergio vuole presentarci una partita a lui molto cara e di una fantasia incredibile. Io penso di non aver mai visto una partita così. Quindi vuoi dirci qualcosa? Sì, è stata una partita che mi ha veramente dato molta soddisfazione perché intanto ho giocato con un buon giocatore perché Michele Carlo a quell'epoca è stato anche campione italiano e giocava molto bene. Quindi, ma mi ha dato soddisfazione soprattutto per come è andata, perché completamente antiteorica, ho potuto creare tutte le posizioni che volevo io. Non è stato tutto corretto fino alla fine, però d'altronde quando si gioca così non si può pretendere troppo, no? D'altronde anche Tarle mi risulta che ha fatto combinazioni che magari non erano tanto corrette e che sono andate a buon fine. Quando si gioca il computer non c'è di mezzo, quindi bisogna giocare alla propria mente e trovare le soluzioni con la propria mente. Ragazzi, quindi insomma, sono insegnamenti molto importanti che Sergio ci trasmette. C'è da Quindi dire una cosa, che quando si mette l'avversario in difficoltà e deve pensare con la propria mente, col proprio cervello, allora veramente si creano dei pericoli. perfetto. Quindi poi una partita giocata, ricordiamo, nel 69 a Reggio Emilia, quel torneo Che ho vinto, che hai vinto tra sì. l'altro. All'epoca Sergio era comunque micidiale perché giocava con uno stile molto aggressivo, combinativo, e soprattutto con la propria testa fuori dalle, diciamo, dalla teoria più Sì, questa studiata. partita ne è proprio dimostrazione. Io direi di andare a vedere Sì, subito certo. la partita. E allora, tu sei il nero, ricordiamolo, quindi 4 cavallo C6, cavallo F3 e 5, quindi una classica Classica partita partita, sì. di gioco aperto. Alfiere B5, una spagnola La per spagnola. intenderci. E qui già incredibile l'intuizione di Sergio, gioca una mossa, io penso all'epoca proprio non sconosciuta, di più, donna F6. Sì, allora poi era sconosciuta. Poi l'ho migliorata, io ho giocato prima alfiere C5 e poi donna F6. Perché giocando donna F6 il bianco potrebbe fare cavallo C3, dovrei fare cavallo GS7 e mi rimane tappato l'alfiere F8. Ok, quindi Quindi il miglioramento. miglioramento è stato col tempo, io ho giocato prima alfiere C5 e poi donna E poi F6. donna F6. E poi cavallo GS7. Perfetto, quindi importante anche questa cosa dal punto di Però vista. all'epoca, siccome l'ho giocata per la prima volta, non la conoscevo bene, quindi. Devo dire che da quando facciamo insomma questi incontri, queste interviste, ogni volta che tu giocavi in qualcosa per la prima volta usciva fuori una partita meravigliosa. Io mi Sì, ricordo, questo è cioè, vero, questo è delle vero. partite incredibili anche contro Poi Gligoric. quello che ho giocato io, poi dopo però è stato messo sulla teoria, molto tempo dopo. Sergio è stato un precursore delle varianti poco conosciute, questo dobbiamo dirlo. Meravigliosa questa cosa. Donna F6, mossa incredibile, perché va contro tutti i principi Come della teoria. dire, adesso gioco con la testa dura. Esatto, bellissimo. C3, ok, quindi mossa standard. E qui che cosa succede, Sergio? E G5. G5, un'altra mossa secondo me incredibile. Sì, perché lui vuole fingere in D4 e preme sul punto E5. Io cerco di occupare il punto E5 con la donna. No, Io sfido chiunque a vedere una partita di oggi dove nessuno gioca così, penso. alla quarta mossa c'è una donna in F6 e un pedone in G5. Una partita tra l'altro di livello internazionale, perché Reggio Emilia è sempre stato un torneo di altissimo livello con grandissimi giocatori. Meravigliosa questa apertura, quasi un gambetto tra Eh sì, virgolette. all'incirca sì. D4, G4, G4, cavallo chiaramente. per. Chi attacca al centro, tu attacchi sui lati, Certo. quindi è classico. Cavallo per E5, che okay, qui si cambiano tutti i Attacco pezzi. in Adesso B5. mossa unica, donne 2 che Sì. va a difendere sia l'alfiere che il pedone in E4. E qui cavallo F6, quindi tu comunque sviluppi un Attacco in pezzo e E4, attacchi. forse perché potrebbe arroccare. Certo, però tu sulla rocca potresti comunque cercare di fare Sì, C6, sempre C6, sì. anche alfiere D6 che attacca. Anche Oh, alfiere D6 è non lo so, ma insomma ci interessante. sono varie Ma idee in prima questa C6 e poi alfiere posizione. Sì, D6. prima C6, alfiere via. Quindi ci sono varie idee in questa posizione, molto, Sì. molto interessanti. Su G3, poi qui, non so, Invece è prendo. minaccia alfiere Sì, F4. adesso sì, però magari. No, forse andrebbe bene lo stesso D5. Sì, anche D5 comunque interessante.
Quindi insomma ci sono delle idee dietro questa posizione. Invece dopo donna e2, cavallo f6, cavallo in d2, quindi lui, anche lui si difende. Mossa pedone c6 che minaccia d5, eccola. E qui lui gioca la mossa f4, molto interessante. Molto interessante, sì, perché se mangio mi fa e per d5 il re rimane scoperto. E qui dopo cavallo c4 ci sono tantissime minacce, no? Sì, sì. Anche la spinta del pedone in d6, c'è la donna in presa, quindi insomma... In teoria avrei dovuto giocare il re d8, che è pessima. Sì, sì, no, infatti... Quindi f4, mossa forte da parte di Micheli. Donna in e7 e 5. Cavallo h5. Cavallo h5. Ho l'idea di giocare f5, cavallo g7 e cavallo e6. Giocare alla stile Ninsovic. L'idea è creare un blocco pedonale e utilizzare il cavallo. Cavallo bloccatore. Il cavallo, famoso cavallo bloccatore che ci ha insegnato Ninsovic sui principi generali dei suoi libri, della sua strategia. Lui gioca una mossa g3, f5 è una mossa sbagliata perché arriva il cavallo f4 e poi una volta che viene cambiato questa alfiere c'è donna per 5, quindi è giusto un appunto da fare in questa posizione. Quindi dopo g3, f5, quindi tu vai con il tuo piano, cavallo in b3. Qui c5 forse non posso far arrivare il cavallo in d4. No, il cavallo in d4 sarebbe veramente molto fastidioso, anche perché attaccherebbe anche il punto in f5, no? Alfiere b5 scacco, giustamente si minacciava una forchetta. Re f7, il re è al sicuro perché il centro è bloccato. Sì, è sicuro, il centro è bloccato. Alfiere in e3, quindi diciamo il bello deve ancora arrivare, la guida prima della tempesta. E3 b6, donna in f2, qui cavallo g7. Sì. Inizia la manovra. Inizia la tua manovra. Alfiere f1, ricicla il suo alfiere in g2, idea molto interessante. Sì, sì. H5. Questa mi è venuta distinto. Nemmeno ci ho pensato. Queste sono le mosse in cui Sergio non pensa. Sono il sacrificio di qualità, quindi la torre per un pezzo. E l'attacco di pedone. E l'attacco del pedone. Queste sono mosse proprio in cui Sergio non pensa. Ormai fiere G2, fiere 6. Fiere 6. C4 non so se è buona. Beh, lascia la casa D4, no? Sì. Ai tuoi pezzi, quindi una mossa un po'. Comunque che indebolisce la struttura del bianco. Torre D8. E lui qui decide di cambiare tutti in D. Interessante qui al Rocco Lungo. Dove? Qui al Rocco Lungo. Qui così? Sì. Ah. E qui come possiamo procedere? Vabbè, alfiere per G2 probabilmente. Sì, alfiere per G2 però... non lo so. C'è C4, cavallo 6, C4 forse. Forse c'è un po' gioco il nero però c'è anche il bianco. Eh no, infatti, magari potrei... Sì, esatto, quello che dicevo. O giochi cavallo E6. E6 cambia, torre di 1. Vabbè, però... Te ne vai da qualche parte, poi... Sì, donna di 5. Fiere 7, donna di 7. Non c'è tanto attacco, non c'è... Non vedo nulla di preoccupante in questa posizione, no? No, torre di 8, gioco il finale... Finale mi piace, poi c'è H4. Esatto. Siamo arrivati addirittura al finale. Beh, c'è un re molto forte qui. Re forte, cavallo bloccatore, H4. Il suo cavallo non va da nessuna parte. Non mi dispiace. Il tuo alfiere campo scuro è più forte rispetto al suo, sì, perché non mi dispiace. Ha le case bianche più deboli, quindi un finale è molto interessante. Non mi dispiace, sì. Allora, invece, alfiere per 2 ha cambiato tutti i pezzi e ha arroccato corto. Vabbè, una scelta interessante. Qui donna di 7 per impedire la colonna. Ovviamente il controllo della colonna è importante, quindi ha giocato donna d7, donna c2, re g6 per difendere il punto f5. Qui è interessante adesso questo re, ragazzi, state attenti. Torre a1, vabbè, qui cavallo e6 riesce a mettere il suo cavallo bloccatore. Cavallo c1, sì, lui fa manovra cavallo e2, cavallo c3 per attaccare la torre, si rivela inefficace. Era meglio trovare qualche altro. Un po' una perdita di tempo, sì. Diciamo, infatti cavallo e2. No, non è che ci sono tante manovre buone, Beh certo, comunque il cavallo c3 io ho giocato re d4, mossa psicologica questa, che significa che l'attacco alla qualità non è niente, perché si mangia, diciamo che se mangio di pedone apre la diagonale a 7 g1, qui semplicemente anche questa che inchioda, sì, poi c'è questa poi c'è minaccia fiere c5, no, poi ci sono tante minacce, la diagonale h1 a 8 aperta, quindi è veramente un attacco molto forte. Sì, assolutamente molto interessante, bellissima queste idee sulle diagonali.
Lui ha giocato la mossa a 4 e tu hai attaccato. Ho visto quello che poteva succedere, però non mi ha portato niente. A quei tempi giocavo così. Ho visto il re sempre stato esposto, ma non mi ha portato niente. Perfetto, infatti qui H3, incredibile. Certo. Certo. Se mangio fa G4. H per G3, H per G4 e qui torre in D3 che va a impedire l'attacco del punto in F5, però d'altra parte lui ovviamente mangia il pedone e ti porta a re in F5. Certo. E non si capisce bene se questo re è un punto di forza o un punto debole, però è proprio questa la bellezza di questa partita. Il re è in pericolo, siamo d'accordo, però bisogna vedere. Infatti ha fatto donna G2 minacciando matto, io devo servire la torre. Sì, il matto è donna in E4, ragazzi. Quindi torre per C3, mossa forzata, ma qui sì, torre per cavallo è un classico di Sergio. Donna D3. Torre F. Qui sembra che il bianco si stia difendendo, ma sì. non è chiaro. Non è chiaro perché il nero adesso sfodera un qualcosa di impensabile. Donna per C3, torre C1, torre donna D3. Donna D3, qui diciamo, sono mosse abbastanza torre logiche. Torre per G3. C4, ho visto che posso fare il sacrificio di donna. Ma e quindi l'hai fatto, sì. Hai visto questo sacrificio di donna e sei andato all'attacco, incredibile. Alfiere per B6. A per B6, qui è pazzesco, sembra la donna impresa. Torre per D3, alfiere C5 scacco, ma è incredibile questa cosa. F1. Re F1. E qui C per D3. Ecco, qui era molto forte torre C4, secondo me. Torre C4, ok. Torre C4 è forte perché... E difende in F4. Esatto, difende in Invece F4. Invece qua ha fatto torre... E qui non so come sarebbe finita perché... Beh, lui qui ti può dare una torre, volendo. Ti dà... No, fa donna e 4 scacco. Ti fa anche donna e 4 scacco, giusto? Sì. No, qui era brutta. Però è una posizione molto complicata, non è chiaro. Forse a torre C4 devo fare il cavallo D4. Forse, non lo so. Beh, è una posizione complicatissima. Però sì. È anche vero che anche lui qui può attaccarti. D4, ma è una posizione da fantascienza. Una posizione che non capisce niente neanche il computer, lo dico. Pazzesco, non... Si minaccia di andare a donna e non lo so, forse c'è qualche perpetuo. Comunque qui avrebbe più chance sicuramente. Sì. Mi ha fatto torre 1 e mi ha fatto fare cavallo per F4. Torre 1 dopo cavallo per F4, incredibilmente. Donna scacco. Questa partita con una donna in meno inizia a diventare complicata per il Lui mi ha detto che aveva previsto re 6, donna per F4, torre F8, no? Ah, re 6. E probabilmente forse era fatta. Ah, questa qui l'aveva previsto, vedi? Interessante. Beh, non lo so se è fatta. Sì, non è chiarissimo, non è chiarissimo. Forse sì, ma non è da giocare. Non è chiara, sì. E invece non l'aveva previsto. Re G4 non l'aveva previsto. Re G4, mossa fortissima, punto esclamativo, incredibile. Re che va all'attacco. Torre D1, attacca in D3. Sì, adesso si minaccia anche... E6 era possibile? No, perché torre c'era torre H2. E su E7 c'era torre F2 e qui c'era semplicemente scacco matto. Sì. Incredibile, quante combinazioni che ci sono, veramente pazzesco. Ha fatto torre D1, lui ha fatto torre D1, sì, torre, esatto. H3. Torre H3 e adesso è 6. Adesso 6 minaccia, sì, di andare a torre donna. G3 minaccia matto, però torre G3, eccolo qui, c'è una minaccia di scacco matto. Qui lui ha fatto un ulteriore sbaglio, ha fatto torre 1 invece da fare donna H1. Donna H1, unica mossa che la torre, anche se qui la torre F3 scacco e non si sa. Complicata pure questa. È una partita complicata, non sì. Si capisce bene come possa andare a finire. Probabilmente c'è la possibilità di fare parte per bianco. Sì, beh, tu potresti sicuramente giocarti questa posizione, sì, dove non perdi, no, il tutto non difeso, è impossibile che perdi questa posizione. Quindi si gioca a scacchi, però nero molto, molto solido. Forse può farti un perpetuo. Sì. Invece Re1, mossa, ma qui è anche vero che c'è da dire la componentista psicologica di queste posizioni, certo, è importante perché è impossibile giocare sempre in maniera anche corretta. Anche qui è influito un pochino il tempo, anche qui era un po' corto. Eri un po' forte su questo punto di vista. Io giocavo molto veloce a quei tempi, quindi mettevo spessissimo, mettevo gli avversari a corto di tempo. E poi a corto di tempo come se vi ricordate la partita portoghese, lui ha fatto l'errore finale a corto di tempo. Certo. Forse noi pure a cortissimo di tempo ha fatto una fesseria l'ultima mossa. È veramente incredibile questa cosa, secondo me, perché comunque il tempo più la componente psicologica, qui magari il bianco può pure salvare la partita, però essere sotto pressione è molto difficile giocare a scacchi, sì, in quel modo.
alfiere in E3, qui minacci matto, poi ogni mossa minacci matto, chiaramente la pressione aumenta. Donna H1 che E qui difende il cavallo matto, G2, cavallo questa è la G2. mossa bella conclusiva. Questa è una mossa Che che non può vince. fare, il bello è che non può fare re F1, perché torre F3 scacco, re prende, torre F2 scacco, re G1, torre D2 scacco, re F1, torre prende, re G2, torre per donna, prende, alfiere C5. E vince, vai a Vince. donna, bellissima combinazione, meraviglioso. Sì. Lui è obbligato a fare donna per G2, Donna per torre G2, per G2, qui torre per re F3 D3, minaccia matto. re F3 minaccia Vedi? matto, Qui è lui qui ha abbandonato. abbandonato, però poteva ancora provare a Poteva giocare. giocare re D1, io facevo re E4. Re 4, mossa molto molto forte, e adesso qui, perché ad esempio su E7 dice io vado a donna, lui mangia, e adesso c'è matto imparabile, vedete? Quindi qui avrebbe dovuto giocare Torre D7 o Torre torre D6? D7, però Torre D7. alfiere C5 e E7, torre G8 semplicemente. Adesso Che se gioca torre D8 c'è torre G8 scacco, alfiere per E7. esatto, cioè torre G1 scacco, re in E2 e poi mangi. Vabbè, R7, torre 8, torre F7. certo, qui comunque c'è un pezzo in più, Certo. cioè, la partita è completamente vinta. Da una donna in meno un pezzo in più è Certo. successo qualcosa. Bene, che dire, una partita incredibile. Mi è piaciuta molto l'apertura con donna F6 e G5, cose che veramente non si vedono più al giorno d'oggi. E delle novità, delle idee sulla scacchiera molto molto belle. Quindi, Sergio, vuoi dire qualcosa in più su questa partita Devo dire, per mi ha dato molta concludere? soddisfazione questa partita, come mi ha dato soddisfazione anche quelli che ho giocato dopo con alfiere C5 e donna F6. Ci ho vinto un po' con tutti i grandi maestri forti. L'unica partita che ho perso con donna F6 è stata con Karpov, che era Karpov, campione del mondo, però solamente perché ho fatto una svista in apertura. ma magari poi ce la Perché vedremo qualche anche partita. lui l'aveva giocata molto, siccome c'erano tutti paura a quell'epoca di come giocavo io, l'ha giocata molto posizionale e quindi non ha fatto niente di speciale. Solo io ho fatto una svista e perdeva subito. Ragazzi, all'epoca gli avversari di Sergio si sedevano già con la paura di subire qualche apertura, qualche gambetto, e quindi Karpov giustamente si è seduto dicendo: ma io rimango solido, Karpov cioè. era campione del mondo, tutte le volte ha giocato con me, ha giocato sempre con molta concentrazione e non si muoveva dalla scacchiera. Infatti io un giorno glielo ho chiesto, poi ero diventato molto amico di Karpov, l'ho invitato anche in Italia, poi successivamente è venuto. Mi ha detto, caro Sergio, no, mi dispiace, io contento di stare attento perché sei pericoloso. Detto da Karpov, ragazzi, È un alziamo le mani. Che grande complimento, sì. meraviglia. Perfetto, ragazzi, grazie che ci avete seguito per questa nuova puntata con Sergio. Vi invito sempre a seguire i nostri canali, ovviamente Sergio. Un saluto a voi e ci vediamo alla prossima puntata. Perfetto, allora alla prossima. Ciao, ragazzi.